Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua su Vanessa in TV, naturalmente su un nuovo gioco e con me naturalmente O'Shade. Sono di nuovo qui Esatto, a ma popolare i vostri incubi. attenzione ragazzi, questa qui sarà una serie che porteremo con Shade. Perché? Mi direte perché? Questo qui, adesso intanto voi vedete solamente una schermata di informazioni salve, eccetera, è Nexomon. È un gioco che è similare a Pokémon, che è uscito da poco tempo, è uscito più o meno, fatemi vedere, è uscito il 28 agosto, quindi Dal 2000, neanche sì, ad 2020, sì, agosto. quindi neanche poi tanto tempo fa. Ed è un gioco molto particolare. Intanto gli sviluppatori sono i Vevo Interactive e gli editori sono P-Cube Limited e Vevo Interactive sempre. Allora, di che cosa parla Nexomon? Nexomon Extinction è un ritorno ai classici giochi di cattura di mostri, completo di una storia nuova di zecca, personaggi eccentrici e oltre 3.000 Nexomon unici da intrappolare e domare. Il mondo è sull'orlo dell'estinzione, mentre il potente Tyrant Nexomon combatte per il dominio su umani e mostri. Unisciti alla gilda dei Tamer e inizia un viaggio epico per ristabilire l'equilibrio prima che ogni speranza sia persa. Quindi, già Shade, iniziamo già bene come cosa. Avvincente. Avvincente, avvincente. Allora, ragazzi, il gioco lo trovate su Steam, ve lo dico già subito, 19,99 euro. Non è in sconto al momento, magari con gli sc con sconti natalizi ci sarà, chi lo sa. Però tanto in ogni caso questo qui lo vedrete come primo episodio che faremo con Shade, che poi arriverà naturalmente con l'anno nuovo. Però questo primo episodio lo vedrete adesso, a dicembre. Ok, ragazzi? Yes. Quindi, detto questo, Shade, iniziamo subito a vedere un po' com'è sto gioco, che dici? Sì, vai, Vai. schiaccia. Ok, shakabutun. Questo sarà il prossimo gioco che Shade comprerà, ve lo dico, ragazzi. Già uno in lista. Esatto, che abbiamo giocato prima. No, ho sbagliato a cliccare? Inizi già a Sì. trollare. Ho sbagliato a cliccare perché ho cliccato, va bene, va bene. Salva. Humans and Nexomon. Together we have thrived for many generations. Together, we have risen against every odd and hardship. This world is built over millennia of friendship, loyalty, and love. And that is what fools like to believe. In times immemorial, the Nexomon had a merciless king. Omnicron was his accursed name. This monstrosity led his brethren into a grand crusade against all of mankind. And as such, the Nexomon scourge tried to eradicate us into oblivion. But we stood strong, and a group of brave heroes found a way to outsmart Omnicron by taming his own children and turning them against himself. We were able to slay the king of monsters and defy the wheel of fate. Victory was at our grasp. Omnicron's legacy is now barren. Nothing but a sad whisper in the wind. Finally free from his shackles, the Nexomon had become our companions for life. Our world, our people, and our future were set towards a bright tomorrow. But that day never came. For the true age of extinction has just begun. Bello, già come E ansia. presentazione. Bello come È presentazione. tutto carino, poi segui la storia, un po' d'ansia te la metto. Ma fa molto. La mia impressione ho tipo il Nexomon, quello principale, diciamo, il cattivo, faceva molto Mewtwo. L'ho visto molto come stile Mewtwo, perché anche Mewtwo comunque voleva che i Pokémon combattessero Sì, contro gli lui più che umani. altro aveva il fatto che è stato tipo fatto in provetta, diciamo, Sì, perché lui è una parte di Mew migliorata. E esatto. quindi lui diceva: perché io devo sottostare a voi quando io sono una creatura più potente, con più intelligenza e tutto quanto? Sì, comunque il ragionamento è sempre quello. Sì, e tra l'altro c'è anche. Sembrava molto misto tra Pokémon e Digimon. Però andiamo a Sì, no, vedere, lo andiamo stavo a notando anch'io. vedere.
guarda che panorama. Dimmi, com'è che hai detto di chiamarti? Ah, tipo Professor Oak. Esatto. Ma sei un maschio, ah, qua posso femmina. Scrivere, mi sa. Posso scrivere? Non posso scrivere. Posso scrivere? Ecco, mi scrivi. Sì, posso per scrivere. Forza. Ok. Van Shade? O metto solo Van? Dimmi te. Van Shade? No, metti... No, vabbè, se un personaggio è, metti solo il tuo, sennò poi magari si fa confusione. Van Helsing, dai. Ok. Van, giusto? Ok. Ho messi molto bene. Oh, eccoti qua, guarda. Proprio lì, sei in quell'aeronave. Non sta precipitando. Sì, sei tu. O forse no. Ok, ok. Ah, perché adesso puoi scegliere. Sì. Ok. Vai, scegliti tu il personaggio. No, scegliami un consiglio. Sì, sarà... Eh? E vabbè, ma vedi tre maschiate che ci sono. Mi piacciono quelli tipo verdi, mi piacciono. Quelli con... Allora, quella lì in mezzo è una femmina, quindi l'unico maschio mi sa che è quello là sopra. Sì, però non mi piace tanto com'è quella affare verde. C'ho una foglia in testa. Facciamo così, la creiamo col mio nick ma con sembianze di femminili, dai. Ok, sì, tanto va bene lo stesso. Questa qua, Shade, ti piace? Mm-hmm. Io mi ispiravo anche. O vuoi farla questa qua? Sì, che è carina. No, mi ispira più quella. Questa? Dai, facciamo questa allora. Sì, è più particolare. Sì. È una bimba con sorpresa. Oh, non preoccuparti, giovanotta. Andrà tutto bene. Queste musichettine pompatissime. Era molta fiducia in questa frase. Che cos'è? Poi bello che loro sono cibi e invece ci sono questi mostri che sono... Sì, infatti. No, non credo ai miei occhi. Come siamo arrivati a questo? Perché sta succedendo questo? Quella ragazza ci ha traditi tutti. Tutto quello che abbiamo costruito, tutto quello per cui abbiamo lottato. Che potere! Che assoluta malvagità! La fine dei tempi sta arrivando! Amelie, dobbiamo ritirarci adesso, non ne vale la pena! Sta zitto, Edward! Ascoltami, e ascoltami bene. Se vogliamo salvare il nostro pianeta, Van deve essere annientata. Rimani con me. Combatti a testa alta davanti alla faccia del male. La nostra gente si alzerà, mentre Van cadrà. Sei un pericolo pubblico. Quindi siamo cattivi noi. Sei un pericolo pubblico. Attenzione, cioè nel senso... Quindi siamo cattivi. Non ti perdonerò mai. Ci hai condotti tutti, Van. Maledetto ragazzino. Condannati hanno condotti. Ah, scusa, condannati. Non volevo uccidere il pathos, però sono due cose diverse. Aspetta, la facciamo. Ci hai condannati tutti, Van. Maledetto ragazzino. Che era la ragazzina. Non era una femmina due secondi fa. Vabbè. Ho detto che è con sorpresa. Bevo. Cosa ci fai qui, Van? Oggi è il grande giorno. Lo sai che giorno è oggi, vero? Certo, cosa? È questo che qua si chiama cosa? Cosa? Seriamente, ma stai scherzando? Come fai a non saperlo, Van? Oggi diventiamo veri domatori. Andiamo. Gli altri sono già fuori, Van. Sbrigati. Cioè, questa qua c'ha anche problemi comunque caratteriali. Prima è agitata, poi... E vai a prendere delle provviste dal magazzino. Se ti ricordi dov'è. Ok. Un secondo che abbasso. Mi piace quella lì, è tutta scuzzata. Ti piace? Sì, c'ho gli sbalzi d'umore. Ok, ragazzi, è passato un pelino l'audio, altrimenti non si sente bene anche Shade o altro. Allora, già è carino fatto così, zoomato, Shade, è divertente, dai, guarda. Sì.
Già molto No, carino. ma è bello anche perché non è, prima ho visto qualche immagine, sembrava un gioco un po' pixelloso, no? No, 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 non lo è. E invece loro sono fatti bene. Sì. Poi anche lo stacco che loro rimangono cibi e c'è il mostro, diciamo, disegnato seriamente, diciamo, in un certo senso. Non è brutto da No, vedere. no, anzi, infatti è E tu fatto dici, molto cavolo, c'è carino. il mostro che è così figo, così è, e loro cibi. Sta a vedere che è più figo poi di Pokémon si scopre. Ti immagini? Sarebbe figo. Beh, già dalla trama comunque è bella. Oh, wow, Nora è davvero arrabbiata con te. Ma perché oggi è il grande giorno? Oggi diventeremo domatori della Gilda, non è davvero forte? Perché sto parlando in toscano? Vabbè. Ban, cosa stai facendo? Dovresti catturare il tuo primo Nexomon. Sono ancora troppo giovane per poterlo fare, ma l'anno prossimo sarà il mio turno, sì! Ma perché sembrava, lateralmente come era messa, sembrava vestita come quello dei Flintstones. Guarda. Sì, è vero. Lo È vedi? perché, allora, in pratica è come se avesse il colletto, no, la Sì, cravatta. sì, sì. E quindi ti fa lo stacco. E quello là sopra? Fate la voce da maschio, dai, Ok. stavolta. Oh, Ivan, non dovresti essere già fuori? Ho sentito dire che qualcuno della Gilda verrà a farci una visita. Ok. Anzi, questo era molto. Questo era tranquillo. Sì, questo qui era tranquillo. Boh, io ho Cioè, trovato l'unico che non intanto. è psicolabile. Sì, infatti, ho trovato intanto soldi nel gioco per il momento, quindi va bene. Ma sì, fanno mai male i soldi. Parleremo con Guarda la tutti, tettina. ragazzi. Visto che ho Shade, parliamo con La tettina. tutti. Devo leggere ancora? Sì, vai. Beh, guarda un po'. Van, sei in ritardo per la cerimonia. Sì, professoressa McGranit. Scusa. Se non ti sbrighi, inizieranno senza di te. Sei depressa. Oh, Van! Il magazzino si trova dall'altra parte del corridoio. Oggi è un giorno davvero importante. Vai a prendere le scorte. Dalla Allora. parte del corridoio da che lato? No, è di là. Sapevi che c'è un piccolo accampamento dove spiano i domatori di Nexomon? Fanno missioni e cose del genere, ma potrei unirti a loro una volta diventata una domatrice! Così che non avevo velocissimo a parlare, volevo infatti farlo molto. Ok. Di qua. Comunque Esatto. è bello. È carina, a me piace come è fatto. Per quello infatti volevo farci una serie sopra. Già da un po' che ci penso. La tecnologia fa schifo. Perché possiamo avere solo 6 Nexmon in squadra? Non ha senso. Ce lo chiediamo da Pokémon. Ce lo chiediamo anche da Ce lo poco. chiediamo tutti. Cerchi qualcosa, Van? Se vedi qualcosa di luccicante, avvicinati e premi il pulsante A per ispezionarlo. Spesso troverai qualcosa di utile. Ma dai, non l'avrei mai Questo l'hai detto. fatto così perché c'ho la barba. Esatto. Quindi c'ha voce un po' C'ha così. lettere. Lettere è quindi la classica cosa. Oddio, perché cambia? Ok. Hai trovato pozione. Ok, c'era pozione E quello di prima che cos'era? anche. Quella rossa? Elisir. Sono quelli Quella per viola. riprendere gli Gli hai HP. fregato la roba. Oh, vedo che qualcuno vedrà di diventare un domatore. Devo rifornire il magazzino. Lascia qualche pozione per i tuoi compagni avventurieri, Van. Assolutamente no, prendiamo tutto. Puoi vedere gli oggetti che possiedi accedendo al menu oggetti. Esistono molti tipi di oggetti, lo scoprirai durante il tuo viaggio. Sì, scusa, questo qui devi farlo, hai No, ragione. no, 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 tranquillo, tranquillo. Però aspetta, io prima che andare di sotto, che sicuramente usciamo, andrei a vedere anche l'altra parte. Perché è la cosa bella Ma dei chi ti dice che giochi. di là si va avanti? O non se non si esce da qua sotto? Vedi? Perché è bloccato. Sapevo io. No, no, io dicevo là sotto, non qua a sinistra. Ah, ok. Questo qui è Brookido! È Brookido di Yu-Gi-Oh! Dai, fallo tu che faccio la ragazza. Hai sentito, Za? Hai sentito? I Zaki sono una specie piuttosto resistente di Noxomon! Sono spostati da nulla! Circa 12 anni fa! Nessuno sa come sia successo! Salve, sono Zaffi Zack! Hai trovato Nexo Trappola. Addirittura. No, 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 no. Il vecchio non lascia andare nessuno nei livelli superiori senza supervisione. Non dovresti essere alla cerimonia comunque? No, noi siamo sovversivi, facciamo i cazzi nostri. Lei è quella che
ci metta con tutti. Non lo so, sembra che sia chiuso. Sì, anche secondo me è tipo. Sembra che sia chiuso. Tutto chiuso, va bene, ok. È la lunita della zona. E so c'è dubbio che. Allora, non andare giù di qua. Sì. Che secondo me vai fuori. Prova a vedere sotto dove c'era. Esatto, di là. Le sì. scorte. Però hai visto il gioco si salva da solo, Ah no, si è sceso. Ah, ok, è sceso di là o di qua. Però di qua c'è il giardino. Ok, chiuso. Gli oggetti sono esattamente come in Pokémon. Revitalizzante. Eccetera, quindi perfetto. Sai questa grafica dove la beccavo di solito? In quei giochini che schifavano tutti perché si diceva che magari erano pieni di virus, sai quelli là che ti dicono fai giochi gratuito. Sì, 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 ho capito quale stai dicendo. Ce ne sono parecchi, troll, ce ne diciamo. Sono. Uno, due, tre. Solo tre ragazzini quest'anno? Aspetta un attimo. C'è un quarto moccioso. Sono sicuro che lei stia arrivando. Perché stiamo aspettando, Van? Stiamo sprecando tempo. Calmati, Ross. La pazienza è la più grande virtù di un domatore. Calmati, Ross. Cioè, nel senso, che inventiva. C'ha i capelli rossi. Sì. Ma è un gatto. Questo qui lo fai te. Coco. Lo sei appena inventato. Stiamo aspettando, punto. Bella, questa è psicolabile, come quella. Incontrati con i tuoi amici. E io vado di vai qua. Vai che non sai manco dove sono i nemici. Gli amici. Ma no, vabbè. Si cazzano tantissimo. Però quello lì vedi ti cura. Sì. Hanno... Cosa facciamo? Andiamo prima a destra o a sinistra? Non lo so, dimmi te. No, c'è anche giù di sotto. C'è nel senso... Magari prova a vedere un po'. Ma secondo me se vai sulla sinistra non succede nulla. Cioè, nel senso, se vuoi vedere un po' il villaggio. Oh, ciao amica. Vedo che non sei una domatrice. Beh, qui non ci sono Nexomon selvaggi, quindi divertiti ad esplorare il nostro campamento. Fai attenzione. Diventata un... Attenti! Un tempo avevamo molte città sparse in tutto il mondo. Ora è tutto sparito. Le nostre città non ci sono più a causa della pigrizia degli sviluppatori e dei tiranni. Bellissima questa. C'era un gioco simile a questo, che però era più pixeloso, che praticamente... Che sfotteva gli sviluppatori. Sì, no, proprio gli sviluppatori si sfottevano a vicenda. Proprio perché sì. Tu dovevi praticamente andare avanti nei bug. Era bellissimo. Peccato che non è più andato avanti il gioco. Hanno distrutto tutto quello che avevamo. Vabbè, con questo ti curi. Ciao. Hai bisogno che quello spara tua. Non hai nessun Nexomon. Beh, sai dove trovarmi se dovessi avere bisogno di cure gratis. Vado a curarmi da questo qua. Non voglio parlare ora. Era con uno sforzo. Sì. Tirani, sono dovunque. Non riesco a respirare. Che problemi c'ha questa? Questa qui sembra quella di Naruto, chiamate Mari. È vero. Se trovi una grotta durante il cammino, assicurati di avere un piccone con te. Ci sono molti frammenti che possono essere estratti. So che ad Ignitia vendono picconi di qualità, ma è piuttosto distante. Picconi. Piccoli, piccoli hai detto? Piccoli. Ah, ho capito piccoli. Può essere, potrei aver sbagliato. Forse gli altri minatori potrebbero vendertene uno. Qua c'è un oggetto. Nexo trappola, ok. Qui stiamo trovando le Pokéball. Questa strada conduce a Palmaia. O Palmia, o Palmimiaia. Non riesco a dirlo neanche io quando leggo. Puoi prendere un traghetto per arrivarci, ma in realtà tu non sei ancora un domatore, quindi vai a parlare con quelle persone. I domatori esatto. Dovrebbero andarci almeno una volta, in quanto puoi trovare praticamente Nexomon di tutti gli elementi. Il che significa che puoi creare una squadra piuttosto equilibrata. Ok, grazie, però non andiamo oltre, non scendiamo. Per entrare nella tenda, lo sai? Giusto per sfizio. No, non ci facciamo entrare. Questa? No, l'altra. Neanche? No? No, non c'è. Vabbè che sembrate da Harry Potter mini. E no, visto che quella era aperta, ho detto magari. No, no. Dai, poi esploreremo il resto. Dai, sì, dai, prima andiamo a parlare. Facciamo andare avanti la storia, altrimenti qua ci picchiano. Sto cercando se c'erano già degli oggetti sparsi nascosti. Ovviamente, se volete ingaggiarci come doppiatori, mandateci una mail e noi vi diremo le nostre tariffe. Esatto.
Fantastico, Van Helsing, ci ringrazio per la sua presenza. Facciamola finita, Amelie. Lei sembra una delle professoresse quelle di Pokémon. Lei sembra Jessie, però appunto più professoressa. D'accordo, allora. Benvenuti, ragazzi. Mi chiamo Amélie e rappresento la Gilda dei Domatori. Ogni anno selezioniamo dei giovani perché diventino domatori di Nexomon e si uniscano a noi. Questa sarà la svolta della tua vita. E io sono qui per assicurarmi che tu ci riesca. C'è una promozione, uno spot motivazionale. Ma per iscriversi dobbiamo. Cos'è? Ah sì, scusate. Dobbiamo avere il nostro Nexomon personale, giusto? Come per tradizione, sì, la foresta nord è il posto ideale per catturare il tuo primo compagno. Hai fino a mezzanotte. Ti verrò a prendere alla foresta una volta scaduto il tempo. Stai mandando un gruppo di ragazzini in una foresta fino a mezzanotte? Fa morire quel gatto, guarda che faccia. Non preoccuparti, non può succedere nulla in questa foresta antica. Questa foresta antica. Le ultime parole famose. Ok? Chiaramente non hai mai giocato ad RPG. Andrà tutto bene, per l'amor di chi? Di Ulzar. Ulzar! Vai, il tempo scorre. Testate buona però. Cioè, la cosa Mi bella, fa morire ragazzi. quel gatto! Sì, esatto. Cerca! Cioè, Shade non si aspettava il gioco così, attenzione. Questa cosa bella. Dov'era tra i personaggi iniziali, gatto? Oh, Van, che problema c'è? Avrai bisogno di un Nexomon se vuoi diventare un domatore. Vai nei boschi a nord. Se sei degno, il fato ti premierà con un compagno. C'è qualcosa nell'aria oggi. Fai attenzione, ragazza. Finisci questa cerimonia velocemente. Quel qualcosa nell'aria, in Non che realtà, è avevi che c'è una mangiato puzza. qualcosa di buono. Esatto. Se solo avessi un piccone. Ok, dobbiamo trovare un piccone intanto, perché ci hanno detto anche prima. Intanto noi troviamo monete, continuiamo a trovare, ma va Ha detto bene. che il mercante forse ci poteva vendere un piccone. Mi sa che era nella parte bassa. Sì, però Quella noi. che non abbiamo visitato. Eh no, adesso ti dice dove vai. Scusami! Dovresti cercare un Nexomon all'interno della foresta. Di sicuro non hai rinunciato a diventare un domatore, no? Oh, calma, con calma. Con calma, cazzarola, scusate, ho Te sbagliato lo dico la pure a te. Xanax! Gatto! strada. Ok, ecco il piano. Al contrario delle persone normali, Coco può usare il suo senso dell'olfatto per tracciare in Nexomon per noi, vedi? Allora. Normali? È una perdita di tempo. Vado per la mia strada. Buona fortuna, ragazzi. Ciao. Fai come vuoi. Prenderò questa strada, non seguitemi. Noi dove andiamo col gatto? Oh, e va bene. Almeno abbiamo molto tempo. Dove dovremmo andare, Van? Forse potremmo controllare il. Sta succedendo? Impossibile. Van? Ci fai qui? Ascoltatemi, qualcosa di pericoloso si sta avvicinando. Chissà, cosa sta succedendo? Ok, dove ci nascondiamo? Come L'ultima è dove ci bellissima. nascondiamo? Vai, vai. Facciamo ok, dove ci nascondiamo? Boh, se non ti fa chiedere nient'altro dopo. Perché E penso chi che dopo sei? non Però ti sono faccia curioso di chiedere sapere chi altro. è. Ma non penso che ti risponda. Vediamo. Che cosa importa? Ora non è il momento, Van. Tornare all'orfanotrofio non farebbe altro che mettere gli altri bambini in pericolo. Ascoltatemi. C'è una statua fin... fi scusate. C'è una statua finta a nord, capito? Ha una camera segreta sottostante dove potete nascondervi. Sbrigati ora. Il mio tempo, il nostro tempo sta per scadere. Perché stai tremando?
Ah, quindi aspetta, quindi praticamente Vai, vai. il gatto non ha visto ciò che è successo adesso. C'è stato un contatto temporale perché a Se... quanto pare lei parlava comunque di tempo, penso che verrà tipo dal futuro, una roba del sì, genere. anche io lo penso. Forse tu sei il suo unico collegamento e quindi, perché si è visto dall'inizio che tu sei il diretto interessato, no? E Sì. quindi può essere che solo tu la potevi percepire. Minchia, ma è intrippante già all'inizio sto gioco, eh. Sì, no, è bello. Cioè, bene ragazzi, è veramente divertente. Vai, vai, scusa. No, 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 tranquillo. Vuoi andare a nord? D'accordo. Immagino vada bene come ogni altra strada. Questo gatto perderò la voce. Ah, aspetta, quindi è Che entrato con bello, noi sì. in squadra, Quel no? gatto. No, è la squadra del Inventario. Nexomon. Però diciamo sì che c'è un minimo di party e quindi penso ci sia il gatto. Stavo guardando un secondo. Ok, qua sono tutti in Tranquillo. Exomon. Profilo. Ok. Cambiamo tra cambio nome e cambio cuccio. Cambia cucciolo. Puoi cambiare anche nome. Ah, si Abbiamo i vede che sai cuccioli. quando puoi portarti il Pokémon dietro, Può no? darsi. Che uno si può vedere in mappa. Ah, vedi, c'è anche proprio la tua avventura nel mondo di Maximum appena iniziata. Sembra che i tuoi amici stiano aspettando fuori dalla fortuna. Diamoci una mossa. Volendo agire dei motori e diventare una vera domatrice di Nexomon, devi avventurarti nella foresta settentrionale e trovare una compagna di Nexomon da sola. Una donna misteriosa ti ha avvisato di un terribile pericolo imminente. Ti ha chiesto di andare a nord e di nasconderti dietro una statua. Parlato anche di orfanotrofio, vuol dire che quello era un orfanotrofio. Mi sa di sì. Non è che ci conveniva andare a chiedere il piccone, forse, perché so che c'è un sacco di roba. Non vorrei che qua poi succeda il danno e non possiamo più esplorare questa zona, anche se No, 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 non potrebbe essere succede, di no, tranquilla. Tranquilla, non eh. Ah, ok. succede. Quello lo posso anch'io. Però se andiamo giù di qua ci blocca, secondo me. Sì. Ehi, pensavo volessi andare a nord. Andiamo? Niente, Ok, se... andiamo. Forse anche se torniamo indietro, quindi mi sa che... Sì. Ehi, Van, guarda! C'è qualcuno in cielo! Qualcosa. C'è qualcosa in cielo, scusate! Attenzione. Oh, è enorme! Sembra una stella cometa o qualcosa di simile, eh? Esprimiamo un desiderio, Van. Vediamo. Desidero una normale e tranquilla avventura. Ecco, Ah, perfetto. poi, tu sei un pirla di gatto. Basta, non te voglio più, vattene via. La rogna. È bellissimo anche le faccine. Ok. Figo sto Nexomon. Non sono bella. Che cos'è quella cosa? È un drago. Non riusciremo mai a scappare da quello. Attenzione. I disegni sono fatti benissimo, comunque. Vate il gatto, lasciate Van. Che carini, poi i fumetti Sì. con gli stati d'animo. Oh, è arrivata di nuovo la tipa. Sei stata troppo lenta, Van. Ti ho detto di sbrigarti. È un altro che ci vuole un po' di Xana. Un drago qui. Fra tutti i posti possibili. D'accordo, datti una calmata, ragazzino. Questo momento è buono come qualsiasi altro per imparare a combattere. Ma aspetta, scusami, cioè, continuano ad andarci un po' del ragazzino e un po' della ragazzina. Vabbè. È perché sanno che c'è del... È perché devono essere politically correct. Ah, ok. Per arrivare dell'aiuto, ho bisogno che tu resista ancora per un po'. Sono stata chiara? Non sappiamo come ti chiami, non possiamo chiamarti Chiara. Chiara? Ho qualcosa per te. Che belli disegni, mamma mia. Bellissimo. Forza, prendi uno di questi. Questo sarà il tuo compagno per tutta la vita. Perciò scegli attentamente, Van. Userai questo per combattere il drago, anche se solo per un attimo. Beh, la Oh! scelta del po'. È la Madonnina, quanti. Perché c'è un gatto se io come compagno ho un gatto? Allora, acqua, fuoco, erba, buio, psico, Ben, aria. roccia, elettro, aria. Quindi
Questo qui non so cosa sia. Neutrale penso sia, probabilmente. È buio. Forse è buio. È buio, però sarà questo. Ah no, questo è spettro, scusa. Oddio, sono tutti però belli, cazzo. Buio, acqua, erba, fuoco, vento, spettro, roccia e fulmine. Sono tutti belli, cioè, da cazzarola. Sì. Cioè, a parte quello d'acqua. Quello d'acqua e quello d'erba non mi piacciono molto. No, è vero, sono quelli che peccano un po', perché quello d'erba sembra un misto tra un dinosauro. Sì. Questo qui sembra un personaggio di Ni No Kuni. Sì. Però mi piace tantissimo questo qua, fatto così con la... Sì, stavo guardando quello perché è inquietantissimo. Sì, lo prendiamo, dai, prendiamo lui. Sì, dai, vai. Prendi l'hit dei Nexomon. Masquiti, seleziona questo punto. Ok. Descrizione: la gente spesso confonde i maschiti per Nexomon fantasma. A dire la verità, sono Nexomon di tipo psichico. E ha un senso dell'umorismo piuttosto macabro. Quindi, perfetto. Leggiamo tutte le descrizioni, no, allora. Ah, no, leggi selezionato. Niente. Vabbè, questo qua, però, possiamo questo farlo eventualmente in un altro episodio. Senza problemi, ragazzi. Perché sì, posso eventualmente iniziare. Ci sarà tipo il... Com'è che si chiamava? La mia mano. Sì, il... Sì, sicuramente. Ora ascolta con molta attenzione. Una volta che questo sarà tutto finito, nessuno dovrà sapere di me. Capito? Tieni la bocca chiusa, Van. E ribadisco comunque, il gatto continua a non vedere quello che sta succedendo. Sì, no, è come se il tempo si fermasse, sì. E quindi tu hai solo questo collegamento con questa tipa. Ce la puoi fare, Van. Io credo in te. Nel nome tuo, Vanessi. Sì. Crede nel cuore di Van. Esatto. Citiamo qualcun altro. Oddio, che cosa stai... Sto volevo dire, cazzo fai? Che cosa stai facendo? No, aspetta, ho perso il gatto. Van, sei fuori di testa? Torna qui, ti prego. Almeno il gatto che me lo ricordo, come lo faccio? Wow. Sì, ma scusa, livello 45 contro livello 6 c'è un po' di differenza. Chino, eh. Poi il nostro è psico, quello è roccia. Mi sa che dovevamo scegliere qualcosa. Allora, aspetta, LS. Sì, ma la prima penso che per forza la devi perdere, dai, su livello 6, livello 45, per l'amor del cielo. È un po'... Sì, anche io, secondo me. Vediamo. PS 606, sì, stavo guardando infatti le statistiche che ho trovato il tasto. Beh, oddio, c'è un po' di differenza, giusto? 97 di attacco contro 13, difesa 7 contro 74, velocità 91. Perché 616 di vita e 22? Sì, infatti, c'è. Vabbè, ok, combattiamo. Infligge danni psichici al 25% di possibilità di causare un colpo critico, vai. Ho già fatto metà vita. Comunque, sai chi mi ricorda questo Nexomon? E penso sia la loro versione di quel Pokémon che si traveste da Pikachu. Ah, sai che c'è quel Pokémon che chiama... ha la tuta. Aspetta, oddio, ce l'ho sulla punta della lingua. Adesso lo cerco, dai. Ti ho detto di stare indietro! Cosa facciamo? Non esiste che riusciamo a battere un drago. Continua a combattere. Mamma. Qua ho scelto io, scusate. Sì, no, vai. Hai fegato, Van. Ma non tutti i combattimenti sono fatti per essere vinti. Forza, perdi qua. Non ti ha dato motivi. Non ti ha dato modo di... Non ti ha dato pezzi. La statua è svanita. Questa è la nostra occasione per scappare. Che bello che quando ancora c'è quella... quel balloon. Accidenti. Te la devi trascinare. Non devo lasciare lì, lo stronzo già pensa. Ma no! L'ha lanciata! Ma porco Giuda. Ehi. Però lo stronzo ci ha pensato a lasciarci lì. Sì, infatti. Van, forza, svegliati. Siamo salvi ora. Mimikyu era il Pokémon. Mimikyu, sì, esatto. Esplosa. Mi ha dato troppo giù. No.
Van, Little Gambe, il drago le ha divorate. Che strozzo. Che strozzo. Va bene, calmati. Ma da dove hai preso quel Nexomon? È un segreto, digli la verità. Però tu hai detto a quella che non avresti detto niente a nessuno. Però non è neanche detto che se glielo dici ti crede. Facciamo un segreto, mi piace più un segreto in questo caso. Dai. Un segreto? Sul serio? Fare con te sarà divertente. Perché non la faccio molto con l'indice. Questo qui sai che cos'è secondo me? È la spalla. È un po' come... È la mia rovina perché ho scelto questa voce. È come Final Fantasy 9. Tanto tra poco stacchiamo. Tra Final Fantasy 9 sì, no, che no, c'è no. Vivi, uguale. Sembra un po' d'acqua così volte. Comunque, guarda questo posto. Che mi dici di questa stanza segreta? Non possiamo tornare fuori con quel drago ancora là? E se esplorassimo un po'? L'eredità di un'eroina. E si è acceso. Sì, infatti. Ok, ragazzi, lo sapete, siamo arrivati al momento in cui ci salutiamo, perché sono già passati 36 minuti, dovrò fare qualche taglio, però comunque 35 minuti più o meno ci sono. Tipo l'intro. Esatto. Allora ragazzi, intanto ringrazio Shade per aver fatto compagnia per questo episodio. Come vi ribadisco, ci saremo per tutta la serie insieme a Shade, quindi andremo avanti tranquilli, anche perché a quanto pare a Shade gli piace e anche a me, quindi è un gioco che sicuramente ci divertiremo. E poi è anche appassionante, divertente, anche i disegni sono bellissimi, la musica è interessante, cioè, sono sincero, finora mi sta piacendo più di Pokémon, sono sincero. Sì. Perché tipo ti prende comunque come cosa, quindi vabbè. È perché partite in quarta con la trama. Sì, infatti, cioè, nel senso, di solito partiamo sempre più Pokémon. Immersivo, diciamo. Sì. Pokémon più che altro te lo giochi, catturi Pokémon, i livelli, affronti capo palestra e non stai tanto dietro alla trama. Sì, è vero. Dove è vero. Era più sviluppata. Sì, è un po' più sviluppata qua... adesso è in quello nuovo, diciamo, in... In Spada e Scudo è un po' più sviluppata. Per quello fortuna. Mi manca. Comunque, ragazzuoli, ci vediamo alla prossima, sempre qua su Venice in TV, naturalmente insieme a Shade. Vi ricordo sempre che trovate sotto in descrizione i canali di Shade, quindi iscrivetevi e lasciate il follow. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo primo episodio e... Non so ancora se riusciamo a fare un altro prima di fine dicembre, però comunque in ogni caso con l'anno nuovo arriverà sicuramente come serie del canale, quindi yes. Tenetevi pronti. Alla prossima ragazzi, ciao! Ciao!